Per medici e infermieri la fase 2 non è mai iniziata. Il lavoro è ancora enorme, turni massacranti, il timore di infettarsi e poi la paura di tornare ad una nuova ondata di contagio è tantissima. Qui siamo all'interno del reparto di terapia intensiva Covid-3 a Casal Palocco, a Roma. Le condizioni cliniche dei pazienti possono precipitare da un momento all'altro e i medici non possono mai abbassare la guardia. Nel momento in cui c'è un'urgenza, trasferiamo il paziente negli spazi che avete visto, quindi nella terapia intensiva. Sono pazienti che arrivano stremati, che vengono intubati e quindi sono sedati, dormono. E questo è il tampone. Mirko Perruzza è il caposala della terapia intensiva, ha due bambini piccoli di 3 e 5 anni. Emma e Mattia, che ho visto ovviamente in quasi 2 mesi, ho visto per 2 volte. Ho scelto di stare distante per paura di poter contaminare un po' tutte le persone che mi sono a me care. Però secondo me adesso è un periodo molto particolare e potrebbe essere anche un periodo più difficile, pericoloso, perché le persone ovviamente si sentono di poter fare quello che vogliono, giustamente di uscire, e ho paura che ci possa essere una seconda ondata. Ed è questa la paura di chi lavora qui in terapia intensiva, che tutti i sacrifici fatti in queste ultime settimane svaniscano nel giro di un attimo. Adesso che si esce, la voglia di tornare e di vedere gli amici sono la prima che sogna un aperitivo con l'amica. Però no, adesso no, perché se adesso abbassiamo la guardia risalgono i contagi. Non rispettare il distanziamento sociale vuol dire dare un vantaggio al virus e questo vuol dire riempire di nuovo gli ospedali di gente in fin di vita.